comune ed è tutto molto velenoso. Questo punto è tutto. E mentre buone sono ovviamente le corniole. E gli arbusti sul catre ci sono parecchie zone dove al prato che era per l'uomo sta tornando il bosco, quindi pian piano la cosa viene con gli arbusti, ci sono quelli più comuni, ma c'è anche qualche ribes rosso, e quindi anche cose abbastanza. Poi le fioriture dei capri, ora qui mando insomma brevemente, vi faccio vedere qualcosa, le fioriture dei prati, le fioriture dei boschi, di Bucaneve sono iniziate a uscire, oggi ho trovato qui Bucaneve, tra l'altro mi scuso del ritardo, ma ero appunto in montagna con un gruppo, quando si fa la guida non sai mai, sai cosa parti ma non sai cosa torni. L'Archechengi, anche fiori che uno non penserebbe su Monte Catria, ma c'è anche l'Archechengi. Il Catria ha 16 aree floristiche protette, quindi un riconoscimento del suo patrimonio floristico c'è stato. Poi ovviamente queste cose non vengono minimamente gestite, ognuno fa quello che vuole, macchine sui prati, strade costruite dove c'erano le aree floristiche. Pensate che su Catria abbiamo perso la pinguicola, che era una pianta insettivora, ma è stata la sua colonia, questa piccola colonia di pinguicola è stata devastata dalla strada di Pian d'Ortica. Una strada autorizzata da un ente che allo stesso tempo aveva creato l'area floristica protetta per proteggere la campagna appenninica. Franco Barbadoro, no, notate il monastero di Fontavellana a dimostrare che questa porta è fatta su casa. I cardi, nobili fiori anche se poco considerati, e poi abbiamo fatto i colorati che conoscete tutti. Ma però invito veramente ad andare su Catria, già in questo periodo ci sono le prime fioriture primaverili e poi andranno avanti fino a giugno con quelle tardo primaverili, tra cui le cenzianelle e distese strepitose di le foglia come questa o le orchidee, di cui il Catria ha la più grande concentrazione nel nord delle Marche, e poi i prati coperti di viole, questo a giugno. Ma ci sono anche zone degradate. Ora il degrado può essere avvenuto in due modi su Catria, per colpa dell'uomo e per motivi diciamo fisiologici, sempre indotti dall'uomo. Qui è una situazione creata dal pascolo. Ci sono versanti dei Catria dove trovate questi grandi terrazzamenti, non sono terrazzamenti, effettivamente sono dei segni di pascolamento. Sul Catria oggi non ce ne sono più pecore, ma le pecore fanno così. Quando calpestano per secoli, certi prati, in scoscesi, cammino tutti in orizzontale, quindi le mucche e i cavalli, che oggi sono solo gli animali che potete trovare su carro, non sono così tanti e non hanno poi tutta questa abitudine, come si vede invece qui, siamo nella zona della Valle degli Spicci. Oppure cose invece che sono più, dove l'uomo è più colpevole, secondo me, perché questi sono tagli boschivi autorizzati, quindi legali. Ma che io credo che sul Catria a certe quote nelle montagne più importanti non debbano essere più possibili queste questi tagli a raso di bosco cedro che ripeto sono pensate legali, ma nelle Marche abbiamo una pessima legge forestale. Gli animali, così magari adesso mi svegliate un attimo, dagli invertebrati a quelli insomma ai mammiferi, però sul Catria abbiamo veramente un gran patrimonio, perché c'è un patrimonio vegetale importante, abbiamo tutti questi animali, perché ci sono le rocce. E questo anche malgrado l'uomo, la montagna resiste. Poi ci sono animali che l'uomo neanche lo vedono mai, perché stanno nelle grotte come il giocatore. O altri che qualcuno spero si tenga alla larga, le vipere possiamo semplicemente lasciarle stare e andare altrove quando vengono. Ma ne esistono anche loro, come vedete si fanno fotografare. Quelli insomma più simpatici, i mammiferi, gli erbivori, che ora con le grandi nevicate hanno subito una contrazione spaventosa, questi animali molti di questi animali sono morti per soffocamento, la neve è la più alta di loro. Purtroppo, insomma, magari gli animali più grandi come questo beldaino
può essersela cavata, ma i caprioli hanno fatto molta fatica. Se l'è cavata meglio un moscardino, come questo, perché loro erano sempre targo. Quindi quello che faceva fuori per loro non era molto importante. Questi qui, i mussoloni, sono morti tutti. Questi di questa fossa sono morti tutti. Per cui il libro era scritto prima, non pensavo mai che succedesse una cosa del genere, bisogna capire come mai, è una cosa che succede, però è una terra grossa. Questo è l'unico branco di mussolini delle Marche. È lì, perché sta venendo dolce, questo l'ho raccontato, per un progetto assurdo di ripopolamento della montagna per poi andare a caccia di mussolini. Ora però si erano anche loro furbi, si sono rintanati in una zona nel detro d'Oro, dove la caccia è vietata, che comunque non sono cacciabili, però hanno questo difetto di non essere, di essere animali che vivono in zone oggi abbastanza, dove non nevicate così non, possono, non ci possono essere, sono originari della Sardegna e della Corsica. E poi in particolare la tragedia, io la ritengo tale, che ha colpito questo branco di maschi, dovuto al fatto che appunto stanno tutti assieme. Questo è un branco di giovani e anziani, cioè subadulti si dice, e anziani, che quindi sono staccati dal branco delle femmine, con i piccoli, con i maschi dominanti, stanno sempre assieme e questo stare assieme li ha fregati, perché uno si è incastrato in qualche situazione brutta e sono tutti, nelle foto, non so se le avete visto sui giornali, sono tutti, non c'erano altri. Però io sono convinto che si poteva fare qualcosa, magari per aiutarli, se cade fosse stato un parco, magari si faceva più attenzione a questa cosa che è unica nel suo genere, sono 25-30 animali e ne sono morti la metà. E soprattutto sono morti giovani, quelli che dovevano impiazzare, ora quelli che. Qualche maschio si è salvato, per fortuna l'ho rivisto un maschio. Altri animali del Cardia non li si può incontrare. Li si può fotografare, come in questo caso, solo con le fototrappole, come questo gatto selvatico, ma di cui adesso abbiamo la certezza di essere presente. In passato era pensato di essere trovato solo un individuo morto, perché l'animale ora si trova fatto da fototrappola, che è una foto che scatta di notte quando passa l'animale, oppure morti. Questo era avvenuto qualche anno prima, e qui per esempio Tony Barnoffi che lo aveva rinunciato. Aveva trovato questo esemplare da casa. Tony è anche l'autore di questo disegno e anche dei disegni che ci sono sul libro. E dopo Tony spero che anche dirà la sua testimonianza. E questo è un altro animale, abbiamo messo il disegno perché su Catria non solo non è stato mai fotografato, ma non si sa neanche se c'è. Ci sono degli indizi. Questo animale insieme ad altri sono quei grandi dubbi del Cadria. Tutti i naturalisti sperano un giorno di avere le prove della martora, della lince. Della lince c'è solo questa foto, c'è questa foto con queste impronte, sempre fotografate da Tony. E sono animali insomma di un valore, di un grosso valore, per cui avere la certezza sarebbe importante per costruirci attorno un piano di gestione, di tutela. Se c'è, c'è un esempio, due esemplari, quindi rischiamo di perderli. Però pensate che non essendo ancora un parco, caso, tutte queste ricerche sono tutte basate sul volontariato. Quindi persone che con grandi sforzi e spese vanno sulla montagna, cercano di capire quello che succede e poi provare a chiedere di tutelare su quello. Per fortuna l'Aquila sul Cadria ancora se la cava abbastanza bene ed è diciamo tra gli uccelli quello di simbolo. C'è una coppia di aquile reali importante che è assolutamente da tutelare, ma anche lei ha tanti problemi. Quando la strada delle scalette è aperta abbiamo visto che la sua possibilità di riprodursi cala enormemente. Quando invece l'inverno è lungo, le scalette rimangono chiuse, la strada che sale dalla Punta Bellana rimane chiusa per neve, nessuno va a disturbare, perché quella strada passa poco sopra il nido. Quindi una strada che andrebbe chiusa, appunto, no, se fosse una zona tutelata, almeno nel periodo della riproduzione, quando l'aquila c'è piccoli nel nido. Altri uccelli molto belli, ma magari meno noti, il codirossone, la cotornice, un altro rapace importantissimo come il parco pellegrino, il Cadria veramente con l'avifauna è a livelli eccezionali in Italia, tra cui questo stormo di gatti corallini, è l'unico presente, sono circa un centinaio di animali, che però oscilla tra gli 80 e i 120, ma non sono tanti, ma sono i soli
e questi sono top, non li hanno importati da nessuna parte. Qua ci sono, ma li troviamo a sud e simili, e poi li troviamo ancora più a sud in Abruzzo, ma a nord non c'è nient'altro fino alle Alpi di gracchio corallino. Una veramente una, per l'Italia un'esclusiva che andrebbe gestita bene. Il diviere Tortolino, che ogni tanto fa visita alle vette del Cadria, questa è una foto di Revolto, ho avuto proprio pochi giorni prima della visita. Con un po' di fortuna e molta pazienza si può fotografare anche il gufo comune, eh? Non è solo notturno, se lo si può trovare un giorno con fortuna e con attenzione. Poi sono quelle che arrivano anche qua, ma arrivano anche sul Cadria, come gufo, ma sono migratori. Ecco i fatti indispati, dalle cose meno importanti. L'aeromodellismo, ci tengo a dire, non è quello il problema del Cadria. Però il problema è se chi va a fare l'aeromodellismo va con le macchine sulle aree turistiche protette. Queste sono tratte di terreno. L'area turistica più importante del Monte Cadria. Quindi andrebbe, se scelto un posto, per farli stare, questi qui che hanno questo obbligo, niente di più. Sulla vetta, chi è andato sulla vetta del Cadria, ha visto che c'è un casottino che si sta smontando col tempo, perché per fortuna la galaverna, le piogge, lo fa, stanno facendo crollare. Io volevo capire cos'era, alla fine l'ho trovato. La spiegazione, i radioamatori, l'associazione radioamatori di Pesaro, avevano costruito questa baracchino e da lì facevano i collegamenti, avevano messo delle antenne e negli anni 70 non c'era bisogno di grandi autorizzazioni, e anche con la macchina andavano su tranquillamente. Ora rimane quel poco di quel casottino, ma di quel casottino rimane anche una cosa che quella è un'altra curiosità torta, un cavo elettrico che da Fonte Avellana arrivava lassù e che ancora si può trovare lungo il settino del tubone. Quindi passavi di Parani e dici, ma cosa ci fa un cavo elettrico qua? Andava. E ancora ci pensate il cavo elettrico. A distanza di qua. Il traffico, insomma, quella foto lì io penso che sia emblematica del Cadria, i piloni delle pale eoliche e un traffico da città in suoli filatori a 1400 metri. La zeta che abbiamo visto prima, e qui all'interno come a fare, altri fatti e misfatti, la pianta bisognia, oggi è stata ristrutturata, spesi soldi con grande rischio di buttarli via come la prima volta, perché questa e come era la prima bidonviaca che ha dondolato per 30 anni, dopo essere stata aperta per 4 anni, aver fallito, come c'è il rischio che faccia questa, e aver dondolato per 30 anni, soldi pubblici che dondolavano. Ora hanno fatto una nuova, che io credo, ho scoperto, dopo averla giustamente criticata, perché 2 milioni e mezzo di euro di questi tempi spesi in una cosa che poi potrebbe andare a male come quella precedente, bisogna fare attenzione. È fatta, adesso cerchiamo di non farla fallire. E cerchiamo di fare in modo che magari sia il motivo per lasciare a valle le macchine e salire tutti in bidonvia. Ok, a questo punto la montagna andrebbe anche lì. Ma invece no, non si è fatto neanche quello, le strade sono le strade aperte e c'è la bidonvia. Che ovviamente viaggia vuota. Viaggia vuota e quindi si finirà nella raccolta sociale. Questo è quanto la raccolta di portare il gruppo sin farlo, la mezza giornata a portare la valle. Guardate cosa c'è. Considerate per ogni cartuccia un uccellino ammazzato, pensate che vicino alle cartucce troviamo anche uccellini ammazzati lasciati lì, per dirvi cosa succede. E questa foto c'ero anch'io, devo dire, è la prima foto scattata del fallimento delle paleoliche, che a parte il fatto che è un progetto assurdo, ma il fatto che i piloni sono ancora lì da 15 anni. Quindi crollate, questa è crollata, vedete, l'altra è stata smontata, ma i piloni sono rimasti lì e lì rimarranno, come mi ha promesso qualche politico, perché nessuno ha i soldi di togliere, l'azienda è fallita, quella che li aveva montati, sono lì da 15 anni. Quindi vediamo. E noi in cima a una montagna del genere abbiamo questa cosa. Insomma, non si potevano scrivere questa cosa, io ho scritto chi ha fatto il lavoro, eccetera. E queste sono le cose che hanno scocciato un pochino la sindaco di Fondo per queste cose qua. Più ho citato anche questa felce, uno dirà è una felce, un'erbaccia, però questa felce che è rarissima e cresceva vicino alle sciovie, alle piste da sci degli impianti, le piste da sci sono state allargate con il nuovo progetto, allargandole con le ruspe, sono passate sopra queste felci che hanno totalmente diviso. E anche questo, siccome quel progetto era stato autorizzato anche dal comune di Frontone, oltre che dalla provincia di Pesaro, anche queste cose hanno fatto sappiare, che ci fossero scritte nel libro. Ho scritto che vanno gestiti gli impianti sciistici. Questa è una foto di fine febbraio dell'anno scorso, ma agosto erano ancora liberi,
della parte alta degli impianti cimici, perché ce l'hanno via. Per cui vanno tolte, insomma, un minimo, no? Di decenza. La decenza non esiste per colpa anche di questo nuovo utilizzo della montagna, e le moto sul Catia sono dappertutto. Cioè, è tutto illegale, assolutamente illegale. Questo nelle Marche, purtroppo la multa è troppo bassa, quindi i trialisti preferiscono pagarla piuttosto di arrivare in vetta, comunque di arrivare in vetta con la propria moto. Oppure le macchine che vanno sui tratti, anche qui sono 30 euro, uno dice alla fine quasi li spendo in città per parcheggiare, almeno li metto vicino alla tenda. Vedete il cartello che indica di poter entrare con i mezzi motorizzati e le macchine. I rifugi, anche su questo ho accennato sul libro al fatto che tutti i rifugi del Monte Casia, tranne Castrada, che è una struttura demaniale, e altri, sono tutti nati con finanziamenti del Ministero dell'Agricoltura per essere stalle. Okay? Va anche bene alla fine che adesso si possano usare, però partiamo da quello, per la tutta, erano soldi per quello. Pensate che la prima Lidombia aveva avuto i primi finanziamenti come funicolare per il fieno, per portare su il mangime degli animali. Quindi invece questo qua che occupa delle contadine oggi è diventato rifugio. Va bene, oggi è così, però la storia dice quello, era, doveva essere una stalla, su due piani però, stava due piani. oggi anche io dico questi rifugi gestiamoli meglio, non sono gestiti bene, no? Perché basta prendere una chiave, si va su, li utilizzi, li porti la chiave. E delle volte li troviamo in condizioni pessime, di igiene da prenderci un colpo, insomma, o tetano. In Bocca della Valle, prima di essere, come avete visto in quella foto, era così. Erano rifugi per pastori. E sull'escursionismo, ovviamente questa è una pratica che sul Catia si può fare praticamente tutte le stagioni, e ho messo molte foto, qualcuno si ritroverà in qualche foto. E, ho anche messo alcuni percorsi, cui consiglio chi volesse fare delle escursioni particolari. Insomma, queste sono immagini che si commentano da sole, e ho messo 6 percorsi, li ho con degli stralci della cartina del Monte Carlo, dei sentieri, li ho evidenziati con il verde, raccontandoli poi con il testo come affrontarli e come quali sono le caratteristiche. Ho dedicato una piccola parte anche al riconoscimento delle piante, così ci si può divertire a farsi nel bagno, perché Catia veramente anche solo tra alberi e arbusti è veramente tanto, che possiamo trovare di ogni tipo, piante di ogni tipo, sempre verdi, composite, eccetera. Le tracce degli animali, mi diverte molto col lavoro che faccio di guida, di questione ambientale, parlare delle tracce, perché gli animali non possiamo prendere la pretesa di incontrarli sempre, loro sono intelligenti, scappano appena possono, le tracce rimangono. Nella neve poi è anche abbastanza facile riconoscerle. Nel libro parlo anche di come poterle riconoscere, ma questa la donna è abbastanza facile, perché è rimasto veramente il corpo impresso. Tracce, le orme, ma anche gli escrementi, capisco che non è un grande argomento, serve. Oppure gli animali che lasciano i loro nidi, perché parassitano delle piante, delle foglie, come la micchiola che lo fa sulle foglie del faggio, oppure incontrare animali che, siccome magari non riescono veramente a scappare, si fingono morti. Ma non cascateci, questi trucchi. Questa natrice non ne va per niente. Eppure, vedete, si è rovesciata e c'ha la bocca, c'è anche la lingua fuori, bocca mezza aperta, lingua fuori. Era ferita, ma non era morta. E quindi lasciate in pace, definitivo, perché la natrice non è velenosa ma morsa per là. Nel libro ho avuto la grande fortuna di ospitare le foto di Marco Bani, è un piccolo testo, sulle sue scoperte. Queste sono le grotte del Monte Calvi, è la prima volta che compaiono in un libro le grotte del Monte Calvi. Sono state scoperte, diciamo che è quelle più ampie, perché sono scesi a circa 200 metri sottoterra e sono nel versante umbro del Monte Calvi. Non sono marchigiani, però insomma sono interessanti, non sono le nuove Frassassi come speravano a Isola Fossara, ma sono grotte speleologiche, quindi solo per esperti. In Catia c'è il cavallo del Catia, che è una razza che è stata
ufficializzata già più di 15 anni fa e ha finanziamenti annuali per il suo mantenimento e miglioramento. Ci sono allevamenti di trote, la trota del carte è prodotta in tutta la provincia di Pesaro e anche in Umbria. Esistono anche dei musei, purtroppo sono arrivati soldi per farli e sono belli, questo di Cantiano è bellissimo, però è sempre chiuso, non ci sono soldi per tenere aperto. Dentro c'è anche la ricostruzione di cubo, queste tracce, sotto sono le tracce, poi dalle tracce hanno ricostruito come era l'animale, che era un grosso sauro, un certolone, tipo un drago di Komodo, come dimensioni anche. Vennero trovate queste tracce sul Caprica. Ora quelle che sono lì, l'ho scoperto facendo il libro, anche le cose, non sono quelle del Caprica, ma sono del Petrano, perché anche sul Petrano vennero scoperte. Quelle del Caprica sono ancora lì a Pallareto, la cava di Pallareto, dove ci fermeremo il giorno 12 maggio quando faremo un giro sul Caprica. E Ugo, insomma, è un animale che viveva nel fiume, nel mare, nel Bagnasciuga, insomma. Quindi queste tracce sono. Le sue tracce sulle gli sport sul Caprica, lo sci, non ripeto come la penso, criticabile prima, ormai che c'è facciamo da funzionare, invito a fare delle belle escursioni col cavallo sul Caprica, a Chiaserna c'è un maneggio, si può farsi accompagnare con i cavalli sui sentieri del Monte Caprica, è molto piacevole. Questa è meno facile, ed è appunto il canyoning nella Forra del Cesano, questo per esperti, ci sono percorsi mountain bike molto interessanti, ci sono anche delle palestre di roccia, che è anche questo uno sport che è fatto con criteri, in zone dove non ci sono nidi di rapaci particolarmente protetti, si può fare senza problemi. Non sono, come pensa qualcuno, un ambientalista estremista. Sul Caprica abbiamo fatto tante cose, un'alba dorata memorabile alle pendici del Monte Acuto. Sul Caprica si vede alle volte come tutto è lasciato così, un po' l'abbandono al vento. Questi sono i cartelli dell'area turistica protette, messi nel 93, vedete, ben scoloriti, per cui non neanche più si capisce. Per quanto sul Caprica comunque c'è vigilanza, ci sono due comandi forestali, una sera sotto Bogli e una Cagli, però le stesse guardie mi dicono ci sono così tante strade sul Caprica che anche se dobbiamo inseguire un bracconiere non lo prenderemo mai. Per cui queste persone, purtroppo la forestale non può, come potrebbe fare in caso di un parco, chiudere delle strade, perché è competenza dei comuni. Poi insomma io ripeto, sul Caprica a maggio e giugno è uno spettacolo ineguagliabile. Facendo un libro si fanno delle piccole scoperte, io ho detto che mi sono basato molto sulla bibliografia, quindi le cose erano già state raccontate, io da solo ho cercato di riassumere e contestualizzarle, ma delle cose girando si scoprono. Partendo dai toponimi, che sono sempre importanti, vicino a Serra Santa Bogna mi sono imbattuto nella bocca del lago, che è una forra, una piccola forra, dove scorre il Cesano. Sono andato giù a vedere, calandomi con le corde, perché non è proprio facile, e ho trovato i resti di questo muro, che non si vede benissimo, comunque è un muro, ora la ledra lo ha quasi ricoperto, ma sono i resti di un muro, di una diga, qui in bocca del lago, perché c'era un lago formato da una diga, lì il Cesano veniva sbarrato. Deduco, è una mia teoria, che siccome il centro abitato più vicino è il monastero di Fontavellana, che fosse quello che in fondo in ogni monastero che è eremo camaldolese c'è ancora oggi visibile, cioè un laghetto per l'allevamento delle trote, perché i monaci camaldolesi sono vegetariani, cioè non mangiano carne ma mangiano pesci. La storia del posto del Burano, qualcuno di voi l'avrà sentita narrare, ma negli anni 80 scavarono alle pendici del Caprica dentro la gola del Burano per cercare il petrolio, non lo trovarono, prima uno strato roccioso interessantissimo, che oggi si chiama Antrichi del Burano, con delle rocce mai viste in Italia, a 2500 metri di profondità. Poi trovarono una falda acquifera, che infatti adesso l'hanno bloccata in due punti, questo è uno dei due, perché senza quel tappo lì spara in alto 200 metri un raggio d'acqua, di una potenza, di una pressione incredibile, acqua gelida delle profondità, che poi la provincia di Pesaro con molta sufficienza negli ultimi anni. Quando calava il livello del fiume Metaura e quindi anche
sapete che c'è il potabilizzatore di Volmetauro per guardare acqua a Pesaro, avevano aperto parte del pozzo del Burano, fatto uscire quest'acqua di profondità per rinvigorire il fiume. Ma è una cosa pericolosissima, che ne sai cosa succede poi per le sorgenti, perché quelle falde alimentano le sorgenti, quindi bisogna fare uno studio. Poi quell'acqua che tiri fuori è un'acqua a 5 gradi, 4 gradi, che va in un torrente dove l'acqua scorre a 10, 12, può cambiare tutta la fauna e la flora di quel. Quindi è una cosa da dare con molta attenzione. È una scorta, una riserva d'acqua, ma una falda acquifera che si pensa prima addirittura a fine mondo, larghissima, è un lago sotterraneo. Quindi cercare un po' il petrolio, ma hanno trovato in effetti qualcosa di simile, perché l'acqua lo diventava. Poi sul Catria passava una ferrovia e arrivava a Frontone, era la Sant'Arcangelo Fabriano. E sul Catria passava per Cagli, saliva a Frontone e scendeva a Pergola. E questo era il viadotto di Acquaviva. Guardate che opere! Questa, oggi non c'è più traccia, è stato smontato. Questo è stato bombardato dai tedeschi nella seconda guerra mondiale, poi smontato dai guastatori perché poi è diventato anche pericoloso. E qui è un po' strano pensare che eravamo molto meglio forniti di mezzi di comunicazione tra il 1900, questa è stata attiva dal 1920 al 1940 circa. Quindi, è un peccato, abbiamo perso tanto secondo me questa cosa qui. E questa foto devo ringraziare Stefano Marti, il professore dell'Università di Urbino, che ha fatto una ricerca su questa ferrovia. Io girando mi sono incuriosito, ho provato a capire dove potevano essere finiti tutti i binari, perché tanto una ferrovia che passava e i binari che sono stati riciclati dalla gente di Frontone e di quelle zone lì per fare i ponti che attraversano i torrenti. Qui ad esempio siamo nella zona di Caprile, tutte le famiglie che hanno l'orto di là dal Fiumiciattolo hanno fatto i ponti con i binari della ferrovia. Quindi è la testimonianza che c'era la ferrovia. Il Catria ovviamente fa parte di un contesto di massicci, di montagne. Io ho dedicato una parte del libro a raccontare tutto ciò che c'è attorno, anche perché il libro è pensato per il turista che viene da lontano, ma io invito tutti a scoprire i nostri bei territori perché non si conoscono abbastanza, a invitare a una visita complessiva. Si può stare sul Catria, ma si può andare tutto attorno a visitare le altre montagne, che sono tutte nel giro di un'ora di macchina, per cui si può passare per me una settimana almeno da queste parti, anche se solo uno ha la passione delle montagne, perché tra tutti quelli che avete visto, sottolineo il Monte Nerone perché lo amo, lo sapete, o le stesse serre, queste sono le serre di Burano dove cresce il Bosco di Tetto, o la Gola del Furno stesso, insomma, luoghi molto vicini, anche luoghi meno vicini, ma molto belli da scoprire, come sono il San Vicino e il Campanile, che sono diventati riserva regionale da poco tempo. Concludo, come concludo il libro, con il sogno, che è quello di ricordarci in qualche modo che queste tre montagne, Nerone, da cui è scattata questa foto, Petrano, che è lì nel mezzo, e Cadia, è un tutt'uno geologico, e si vede la continuità. Se non ci fossero le due valli del Bosso e del Burano, che hanno tagliato queste montagne, per discorso idrogeologico, no? Comunque sono fiumi che vanno verso l'Adriatico, quindi avendo lo spartiacque più a ovest, questi fiumi hanno nel tempo, milioni di anni, scavato queste gole, ma se no noi abbiamo un'unica continuità, una continuità di montagne che fa una continuità di ambienti, e per cui tutti così importanti, se ne è accorto per adesso solo l'Unione Europea sempre, perché pensate, il Catria, il Petrano e il Nerone sono siti di importanza comunitaria, quindi Bruxelles ha fatto già una normativa per tutelare questi luoghi, noi ancora non siamo riusciti a fare parte. Quella normativa europea non ci dà garanzia, e poi a cascata la gestiscono alla fine le province, i comuni, le comunità montane, quindi l'effetto è scarso. Per cui bisogna fare un parco che darà anche un'economia. Io sono convintissimo, la Lupus in Favola questa cosa l'ha portata avanti tantissimo, tutte le associazioni, sono anche le associazioni della Val del Cesano, il Municipio del Cesano, la Terra Gobba, è un progetto concreto. Per adesso c'è invece un progetto di riserva naturale regionale, ma attenzione, perché i politici sono quelli con cui ho discusso per il libro, per cui attenzione, sono furbi e l'abbiamo scoperto.
io ho messo questa carta qui, non è nel libro, ma ve la faccio vedere. La parte rosa è quella che dovrebbe essere la riserva regionale e ricalca, quindi con una parte, ricalca perfettamente i confini dell'oasi di protezione, cioè quello che già la provincia negli anni 90 aveva fatto sul caso, cioè una zona di divieto di caccia. Quindi i politici sono furbi, dicono, per non discutere con i cacciatori, che per loro sono la cosa più pericolosa, no? Perché i cacciatori vanno giù a sbattere i pugni sui tavoli e poi qualcuno di loro è cacciatore. Allora, per non avere a che fare con i cacciatori, quello che già osi lo facciamo riserva. Gli ambientalisti sono contenti, invece non dobbiamo esserlo, perché l'ha presa in giro. Quella zona è già tutelata di sé. La caccia è vietata, gli altri vincoli ci sono già, quelli geologici, quindi non si possono fare nuove strade, nuove case, perché c'è la SIC europea, perché c'è un'altra serie di vincoli posti dalla regione. E quindi a cosa serve? Se una riserva si vuol fare, perché poi devono soldi, se i politici si interessano probabilmente i finanziamenti regionali, se si vuol fare una riserva bisogna allargare rispetto all'OSI e fare quella parte gialla, che poi è una parte del Catria che non può non essere in una riserva del Catria. Se conoscete il Catria vi dico che quelle zone in giallo sono Bocca della Valle, Monte Penetra, Valpiana, Fora del Mandrale, cioè questi, il Monte Morcia, sarebbero fuori dalla riserva del Catria. Assurdo, una riserva del Catria senza quei posti lì non ha senso. Per cui devono, se i politici vogliono un appoggio, devono anche prendere quelle zone lì, perché sennò non ha senso. Non ha senso e le associazioni ambientaliste dovranno criticare questa riserva. Sembra un po' paradossale, sono convinto che bisogna fare così. In conclusione, oggi qui ci sarà anche qualcuno di voi che ha sottoscritto il libro, per cui il cui nome è nelle prime pagine. Io dico solo che appunto, aver trovato così tanto sostegno è stato una grande soddisfazione e spero, può essere credo anche una idea per chi in futuro vuole fare pubblicazioni, io non mica solo io che posso farle, ma tanti altri che volessero fare pubblicazioni vanno fatte, sono una fotografia del presente, ci possono aiutare a gestire il futuro, è un'idea, togliamoci di mezzo questi amministratori, perché tanto il politico ha paura di fare certi passi, viceversa ringrazio gli amministratori che sono molte volte che sono stati così tanto gentili, queste cose si possono fare con la gente comune che può dare un piccolo contributo e coprire le spese di stampa che sono comunque importanti. Quindi ringrazio.